Salve, salve a tutti cari amici e non, e benvenuti o bentornati qui sul mio canale Faber91. Dopo aver parlato del bis di Dylan Dog, oggi torniamo a parlare di un altro albo bis, questa volta incentrato sul nostro unico supereroe italiano, ossia Zagor, e lo facciamo con il numero 759 bis, appunto, intitolato Il giudizio degli dei. Come al solito, bellissima copertina del maestro Piccinelli. E in questo albo abbiamo una storia scritta e disegnata totalmente da Giuliano Piccininno, un artista che a me, in quello che ho letto, è piaciuto abbastanza e che qui praticamente ha mano libera per quanto riguarda la sua storia su Zagor. Allora, ovviamente mano libera è un parolone perché, come sappiamo, ogni cosa che passa prima deve essere... Come dire, osservata, presa in esame da Burattini, e se poi al suo avallo come curatore passa. E infatti qua ci sono delle cose che dovrò dire e che credo che sia un po', credo che si veda anche. Allora, è una storia questa qui, appunto, inedita e completa, che un'avventura singola che chiunque può leggere, sia gli amanti di Zagor, sia chi cerca una storia da leggersi in tranquillità. Allora, io questa storia l'ho letta tutta ad un fiato. L'ho presa, l'ho iniziata e l'ho terminata. Allora, la storia è incentrata su questo pittore ungherese che lascia la città perché è stufo di questo, gli piace disegnare la natura, e quindi vede, insomma, la città ormai decadente, come lui dice così, e quindi se ne va in giro, e, diciamo così, per il mondo a fare questi dipinti, dove può sfogare al massimo la sua creatività, e la sua arte, secondo lui, dà il meglio quando praticamente si trova in mezzo alla foresta. Infatti andrà a Darkwood, dove tempo fa ha incontrato Chico, e infatti la storia inizia con una gag con Chico protagonista, che mi ha fatto sinceramente ridere, carina. Questi sono i disegni di Piccininno. Vabbè, insomma, parte con una classica gag con Drunky Dunk, vabbè, carina. E praticamente il nostro Chico viene praticamente aggredito da tale Tamas, che poi ovviamente viene fermato da Zagor prontamente. Bella questa diciamo così, scena iniziale con lo scontro, insomma, vabbè, bene, soprattutto questa qui, bella tavola, il nostro Zagor ingrugnito, insomma, vabbè, inizia così. Perché ce l'hanno con Chico? Perché praticamente, guardate qua ragazzi che posa, praticamente la famiglia di questo Ferenc, che si chiama questo pittore, ha avuto questo ritratto del nostro Felipe Cayetano López e Martínez in González, eccolo qua, che il nostro Ferenc gli aveva fatto, e che però Ferenc è sparito. Quindi loro, tramite questo disegno, si sono messi a cercare appunto Chico, per cercare di capire che fine ha fatto il loro nipote ungherese. C'è stata una scena che mi ha fatto saltare immediatamente dalla sedia mentre stavo leggendo, perché a un certo punto gli dice Chico: ha detto ungherese, non sarà mica imparentato con un certo Barone Ragosi. E qui ovviamente i miei capelli, se so, quelli che mi sono rimasti, rattrizzi, proprio sparati a mille, pure se ovviamente sono pochi, però tutti, ogni singola cellula del mio corpo ha subito rabbrividito appena ha detto la parola Ragosi. No, perché mi spaventa il Barone, perché ogni volta che penso a Ragosi mi viene in mente quella saga inconcepibile che abbiamo letto recentemente. Quindi, insomma, quando io vedo Ragosi o quando vedo riferimenti a Jenny, subito mi sale un misto tra, diciamo così, tra l'orrore, nel senso, perché mi ricorda quei momenti brutti che ho passato nel leggere quelle storie, ma anche al contempo momenti di trash, perché indimenticabili alcuni momenti della saga del Barone Ragosi, in cui, vabbè, Chico Calamoletro, il vampiro che scappa in carrozza, roba veramente che manco Barbara D'Urso quando faceva Pomeriggio 5, quindi, insomma, vabbè, un misto di sgomento, ma anche di risata, perché tipo, quando ripensi a quel vampiro che sta così, ti viene soltanto che da ride, vabbè. Piccola parentesi che non c'entra niente con la storia, perché poi fondamentalmente la cosa non c'entra niente. E quindi, insomma, ragazzi, praticamente tutta la famiglia, insomma,
la famiglia di Ferenc si mette qui insomma a cercare insieme a Zagor e Chico, si danno una mano, gli chiedono di dargli una mano a cercare il loro nipote che sta in giro a vagabondà a fare questi disegni e dei quali non hanno più traccia da un bel po' di tempo, perché lui scriveva ogni tanto alla oddio, mi ricordo se era zia o la zia, mi ricordo, vabbè, o la nonna, mi ricordo. Quindi insomma gli scriveva, insomma non sanno più, non si sa che fine ha fatto. Quindi i nostri si mettono alla ricerca di questo personaggio. Allora ragazzi, la storia, come potete vedere, ha parecchi balun, però insomma se non è quel balun, non è quel prolisso alla predicatore Boselli, no, comunque essendo una storia di 100 pagine racconta alcune cose, quindi insomma bisogna un po' mettersi a capire alcune cose, però non è che fondamentalmente è pesante, si legge, nonostante abbia qualche balun, insomma si legge tranquillamente. Quindi insomma si mettono praticamente alla ricerca, si stringe l'amicizia, inizia questa avventura, perché poi ovviamente indizio più, indizio meno, in base ai dipinti che ha avuto, insomma si spostano e vanno in giro a cercare questo personaggio. Fino appunto, vedete qua ragazzi, quindi insomma l'azione, più che l'azione c'è l'avventura, ecco, perché si va da un posto a un altro, si fanno scoperte, si scalano montagne, insomma... c'è una buona caratterizzazione dei personaggi, ci sono momenti in cui, ecco, ad esempio quando Tamas e Zagor seguono una pista che potrebbe portare al ritrovamento di Ferenc, che è vivo o morto, non si sa, non vuoto, sono per spoiler tutto quanto, insomma vedere. Ci sono momenti così, insomma, diciamo è una storia che fondamentalmente ti tiene, diciamo, ti tiene, non ti esalta, però ti tiene, che fondamentalmente vuoi sapere che fine ha fatto. Poi soprattutto con un titolo così dice cosa c'è di mezzo, dice il giudizio degli dei, la grotta, dice da qualche parte questa storia dove andrà a finire, ci porterà. Poi ci sono gag vari, insomma i disegni sono buoni. Allora, quello che dicevo prima che non mi hai saltato, Piccinino sa fare molto meglio di questo, cioè vedete la tecnica di Piccinino è buona, ma la vedo molto sprecata, perché secondo me Burattini non gli ha dato mano libera tutta totale, lo ha ingabbiato come al solito nelle strisce, perché non vedo come ad esempio quella storia bellissima, quella fantasy, no? Che avevo messo anche nella top, quella aveva avuto veramente più mano libera. Qua lo vedo molto ingabbiato. I volti di Zagor a volte sono abbastanza discutibili, come potete vedere questo. Alcuni sono fatti meglio, altri sono fatti peggio. Quindi, insomma, vedo un Piccinino. Questo invece è molto più bello. Vedete, insomma, lo vedo altalenante. È un bravo artista, si vede che ha una buona mano, però qui lo vedo frenato, cioè non vedo queste grandi tavole o queste scene così emblematiche. Quindi insomma questo mi dispiace, perché da Piccinino non mi aspettavo un lavoro diverso, non penso che sia stata colpa sua, ma penso che sia stato, secondo me, sia stato richiesto, questo è un mio pensiero, da sua eccellenza il capo Burattini. Quindi a un certo punto, diciamo così, e poi dopo la chiudiamo, se no poi spoiler tutto quanto, Questo viaggio porterà a due commercianti, diciamo così, che hanno praticamente un quadro appeso nell'ennesima osteria dove Ciro si è dovuto fermare a farsi l'ennesimo pranzo, e hanno questo quadro, insomma loro gli raccontano che dice come ha avuto questo quadro, l'abbiamo incontrato, siamo andati in una grotta sacra per gli indiani, quindi insomma da qui poi finalmente arriviamo, dice, perché è il giudizio degli dei? Perché insomma scopriamo che praticamente insieme a questi due commercianti questo Ferenc che si è ritrovato in questa sacra grotta degli indiani. E ragazzi, però ovviamente Zagor non è soddisfatto del rap, perché loro dicono è accaduto. A Zagor dice mi sembra strano, andiamo a indagare, andiamo a capire perché. Quindi insomma Zagor, ecco, vedete ad esempio questo, com'è bello questo paesaggio, vedete, insomma, la tecnica di vicino c'è, lo sappiamo che è bravo. Qua, ripeto, l'ho visto un po' sprecato. Quindi insomma ragazzi, il nostro Zagor poi andrà da solo nel punto dove appunto questo Ferenc è caduto e troverà appunto un piccolo indiano col quale parlerà. E da qui in poi, ragazzi, andremo verso la parte finale, che ovviamente non vi dico più niente, perché sennò poi va a spoilerò. Vi rovinerei un'eventuale sorpresa, se così la vogliamo chiamare. Allora, ragazzi, diciamo così, la storia io l'ho letta fondamentalmente. Ti passa, la leggi in 40 minuti, 45, l'ho letto con molta calma.
non è una storia che dici, ah, fa schifo. No, uno fa schifo. Non è una storia che dici, ah, è una storia che se non la leggo è imperdibile. È una storia, un'avventura a sé stante, carina, dove però non c'è una grande azione allo Zagor, non c'è... cioè, ti prende ma fino a un certo punto. Cioè, l'ho letta, preso dalla voglia, cioè, parlo per me, però mi rendo conto che un lettore occasionale o un lettore di Zagor che ne ha lette tante, come io ad esempio, se non, la storia non ti prende, la puoi anche saltare. Quindi io a gusti vi dico, non mi è dispiaciuta. L'ho letta, mi ha soddisfatto in parte, è un'avventura carina, però se mi dovessero dire, la consigli a spada tratta? Vi dico, aspettatevi, se voi leggete una storia in più di Zagor, autoconclusiva, dalla quale non vi aspettate nulla, con un paio di piccoli colpi di scena e con dei disegni che però sono un po' frenati, e questo pure un po' penalizza, secondo me, non tantissimo, però insomma un po' sì, perché da vicino mi aspetto di più, ci sta come no, ragazzi. Quindi io sono sincero, io l'ho letta con... non con un grande gusto, l'ho letta, invece sono alla fine anche divertito, non tantissimo. Non mi sono annoiato, però, sono sincero, perché comunque ha una narrazione che comunque ti tiene, no? Perché magari nei momenti giusti succedono delle piccolezze, se la segui, è una storia che non ha molte pretese, è una storia che non ha una grandissima, secondo me, cioè, non ha quel grande appeal che dice oddio, oddio, no, la leggi tranquillamente. Quindi ragazzi, io sono sincero, è una storia che dovete sentirvi voi da comprare, non è né brutta né un capolavoro, né imprendibile né imperdibile, né cioè è una storia carina, l'abbiamo vista a decine, anche meglio, è ovvio. Però ragazzi, io non la promuovo al massimo, ma non la boccio totalmente. Ci sono dei diciamo così, dei momenti in cui sei preso, altri che la leggi tranquillamente. Ragazzi, che devo dire? Sicuramente l'ho trovata meglio dei Braccati dell'altro anno, dopo tutto quel casino di Jenny. L'altro anno sono usciti con Braccati con una donna e già mi hanno fatto girare. Questa invece, bene o male, l'ho trovata. Certo, il titolo è abbastanza altisonante, gasa di più rispetto a quello che poi la storia fondamentalmente è, perché il giudizio di Leo si immagina che sa cos'è. No, fondamentalmente, cioè, dentro una sta grotta con sto personaggio che si è perso, è morto, non si sa, poi scoprite perché, come, e una volta che hai scoperto, dice, ah, ok, però non è che dici, ma sto legge sta grande storia. Quindi una storia che mi ha lasciato a metà, cioè, non la straconsiglio né la sconsiglio. Dipende da voi. Dipende da voi, anche nel mood da come la leggete. Certo, non va cioè, se qualcuno tira a capolavoro, lasciate perdere. Se qualcuno ve la consiglia a mani basse, vi fa male. Quindi io vi dico di aspettarvi una storia carina, con una trama poi... Che sì, ragazzi, la cosa bella... Sapete che c'è la cosa interessante di questa storia? Che ti tiene perché... ha una buona scrittura, cioè quando arrivi alla fine dice vabbè, però mentre la stai leggendo ti va di leggerla fondamentalmente, però una volta che hai letta dici ah vabbè, alla fine è così, e vabbè, lo accetti perché alla fine come poteva finire, ci sta, però non va aspettare il capolavoro, non va aspettare una storia veramente imperdibile, cioè alla fine è skippabile, però se volete in questo momento leggermi una storia conclusiva dopo... Io l'ho presa più in un modo più tranquillo, perché dopo 5 mesi, dopo 6 mesi Super Mike, finalmente una cosa diversa, quindi forse è quello che dicevano male, almeno basta con Super Mike, non se ne poteva più. Quindi dopo quella mezza letta nel finale e poi quest'altra, dice oddio, almeno se ritorno a parlare di altre cose da Super Mike. Quindi ragazzi, che altro dirvi? Una storia media, anzi sotto che meglio, diciamo così. Gli darei un 6 meno, cioè non gli do sufficienza piena, gli darò 6 meno, non di più che altro per la narrazione in sé. Mi dispiace per se Piccinino avessero magari usato un po' di più come sa fare, sarebbe stata una storia forse, almeno sull'aspetto grafico, superiore, però insomma, alla fine cambia poco.
Sì, ma che scena vedere, cioè, poi vedere il discontinuo perché fa, ci sono volti belli, volti meno belli. Non lo so, ragazzi, non lo so. Ripeto, non voglio allungarmi troppo, però perché poi io, mentre adesso ne parlo, poi ci ripenso, ti dico le cose, quindi magari se mi allungo un po' abbiate pazienza, perché poi io sono riflessivo, quindi ci ripenso anche mentre adesso ve lo sto dicendo. Non è bruttissima fondamentalmente, cioè alla fine ci sta, ci può stare, però l'ennesima storia di Zago, insomma, dipende da voi ragazzi, non è né sconsigliabile come ho detto, né per forza da comprare, cioè non è imperdibile. È una storia di Zago che inizia e che finisce con una buona ritmica, una buona trama. Poi ragazzi, nient'altro, l'altro vedevo di un quarto d'ora di video, ditemi voi se l'avete letto, se lo comprerete. Ora ragazzi, ripeto, non è bocciata, perché qualcuno potrebbe dire, no, questo non l'ho bocciata, è una sufficienza scarsa, una sufficienza, però gliela dai, dipende da voi ragazzi, se ci avete voglia di leggere una storia e sta ne dico, lo potete pure prendere, non la sto bocciando, ci può stare come non ci può stare, quello ragazzi, quello è. Allora ragazzi, poi, che altro dirvi? Ci saranno ovviamente il video dopo di questo, sarà sicuramente questo su Stile d'Argento, dove c'è il mitico Just Freddy, quindi insomma il prossimo video sarà su lo speciale di Tex Willer, sul mitico, con ai testi, il mitico Just Freddy, che devo ancora leggere, quindi insomma ne parleremo dopo questo qua. Altri bis che vi segnalo sono questi, e io li ho comprati tutti, li sto prendendo tutti quanti, di questi qua li ho letti entrambi, sia Giulia che Natanael, ma non ci ho fatto il video perché non mandate di farli. Parleremo poi sicuramente quello di Tex, e penso che parlerò anche di quello di Drago Nero. Di questi qua non ne ho parlato perché non mandava. Poi li ho presi, li ho sempre tutti quanti. Quindi ragazzi, questo è veramente tutto, una storia accettabile, non un capolavoro, che ti intrattiene in certi momenti, ti intrattiene in altri è abbastanza scontato, insomma. Una storia, se volete passarla in compagnia di Zago, ci sta. Ci sono anche momenti comici, quindi insomma, alla fine, tutto sommato, la promuovo, però non al massimo dei voti. La accetto, ci può stare. Ho letto le peggio, ho letto le meglio, però alla fine, dai. Non sono scontento, ma aspettavo forse qualcosa in più, perché Piccinino e con un titolo così del genere, mi aspettavo un po' più. E invece è stata una storia che mi ha intrattenuto, ecco, tutto qua. Quindi ragazzi, scusate per la lungaggine, però io quando faccio i video poi ripenso, magari mi ripeto, però sono fatto così, che devo fare. Fatemi sapere voi appunto cosa ne pensate nei commenti, mettete mi piace, condividete, iscrivetevi al canale se vi va, che mi fa molto piacere. Io vi mando un grosso abbraccio e ci vediamo col prossimo video dedicato al mitico Giorgio Giustfredi, al suo imperdibile speciale Tex Willer.